Anime Rosa di Nicodemo Vitetta. Anime Rosa è un libro che affronta un argomento di importanza notevole. Parla di violenza sulle donne e lo fa con una delicatezza particolare, usando le parole adeguate, usando un linguaggio veramente adatto all'argomento da trattare. Anime Rosa racconta la storia di quattro donne che sono state vittime di violenza da parte dei loro compagni, violenze psicologiche, economiche, fisiche, e questa violenza ha annientato queste donne, le ha distrutte moralmente e anche fisicamente. Però in queste storie, alla fine, c'è il riscatto. Queste donne hanno trovato il coraggio di dire basta, di denunciare i loro aguzzini e di risalire la china, di riappropriarsi della propria vita, della propria esistenza e ritornare nella società, nel mondo del lavoro, vincitrici, protagoniste e non più vittime. Ma il libro vuole dare un contributo alla consapevolezza che il problema della violenza contro le donne non deve essere un problema che riguarda solamente le donne, no, riguarda tutti, uomini e donne indistintamente, perché tutelare i diritti delle donne significa e garantire il rispetto dei diritti umani che sono sanciti dagli organi nazionali ed internazionali. Allora, Nicodemo, questo libro, il tuo primo libro, che non sarà il primo perché sarà seguito da altri, pur essendo uscito da pochi giorni, so che è alla seconda ristampa, perché è stato richiesto oltre che in Italia anche in Argentina, in Francia, in Brasile, e una studentessa addirittura ne sta facendo tesi universitaria. Queste storie che tu hai raccontato nel libro hanno un fondamento reale oppure sono frutto della tua fantasia? Allora, questo è un libro che nasce dal bisogno, dalla necessità di parlare di un argomento che purtroppo si ascolta ogni giorno. Dopo anni di iniziative, di convegni, di incontri, soprattutto nelle scuole, mi è nato spontaneo il desiderio di poter mettere a frutto tutta l'esperienza che ho accumulato grazie a tutte le attività che sono state realizzate prima con la Proloquo di Giosa Ionica, poi con il Club per l'UNESCO, sempre insieme alla nostra amministrazione comunale, che ringrazio. Ed è nato un libro con quattro storie, diciamo sono storie vere. La prima è un po' romanzata perché ci sono degli aspetti un pochettino fantasiosi. Le altre tre sono vere al 100%, naturalmente con nomi e luoghi modificati per una questione di privacy. Devo dire che con grande soddisfazione, non mi aspettavo un risultato così eclatante. Subito sono state esaurite tutte le copie che erano state stampate dalla casa editrice, e poi la bellissima soddisfazione di avere la proposta di utilizzare questi racconti per una tesi di laurea, e questo è un aspetto che mi inorgoglisce moltissimo. E poi devo dire che ci sono parecchie scuole che hanno organizzato la presentazione, che a giorni cominceremo il nostro tour di presentazioni in tutta la Calabria. Al primo schiaffo, denunciare, denunciare, denunciare. Il libro Anime Rosa, edito da PAV Edizioni, lo troverete in tutte le librerie.